lo spazio pubblico ha due, diciamo, è fatto di due entità. Una è quella che ho definito la rappresentazione della comunità ai livelli più alti, che comprendono anche il conflitto, ma che bene o male raccontano agli abitanti il senso della città in cui abitano. Sono portatori di valori che sono valori duraturi, che evolvono anche nella loro, diciamo, finalità comunitaria, però mantenendo sempre questo aspetto, diciamo, specifico, forte, profondo, che deve essere recepito da ogni abitante. Anzi, ogni abitante è tale quando si sintonizza con questo valore. E poi c'è un altro aspetto, che è quello che ho definito del consumismo, in cui appunto paradossalmente il consumismo ridiventa culturale perché è un museo aperto, eccetera, però senz'altro è un valore, diciamo, secondario, no? Che però confligge col primo. E quindi il problema oggi per chi si occupa di città è vedere in che modo lo spazio pubblico può continuare a essere quello che deve essere, includendo anche funzioni diverse, quindi diventare più articolato, più complesso, senza smarrire, senza cedere una, come dire, senza cedere la propria, il proprio carattere primario, non so se è chiaro, adattandosi anche al consumo, ma nobilitando il consumo, proprio a partire da quest'idea che il consumo in fondo produce anche cose che ci interessano. Quindi dare un, per esempio, non sarebbe sbagliato tematizzare alcuni luoghi del consumo. Per quanto riguarda lo Spro, l'abbiamo detto, e anche lì bisognerebbe che i comuni, insomma, i piccoli centri che ruotano attorno a Roma, ormai ci sono dei paesi o delle città, chiamiamole, piccole città, che sono diventate i quartieri di Roma. Monterotondo, per esempio, che è una città che ha avuto una sua storia, anche una sua bellezza nel centro storico, è di fatto un quartiere di Roma, come anche Zagarolo, insomma. Sono diciamo, realtà urbane che ormai fanno parte della grande metropoli romana, che piano piano sta inglobando questi, come anche gran parte dei castelli romani, insomma.